tutti, io sono Ferdinando Traversa, volontario di Wikipedia 2012. Ogni wikipediano, così si chiama chi contribuisce a Wikipedia, ha la sua storia personale d'amore col progetto. Io l'ho scoperta navigando sul web, come penso l'abbiamo scoperta tutti, ed è stato amore a prima vista. Da allora non ho più smesso di contribuire, così come altre 6200 persone solo nell'ultimo mese, solo su Wikipedia in lingua italiana. Perché? Perché non è solo uno dei siti più visitati in Italia, con oltre 590 milioni di visualizzazioni e 1,5 milioni di voci, ma è davvero l'unico progetto che mette a disposizione dell'intera umanità l'intero patrimonio della conoscenza universale e soprattutto lo rende accessibile velocemente con un solo click. Ma la cosa fondamentale è che rilascia i suoi contenuti con licenza libera. Licenza libera. Wikipedia è rilasciata sotto una licenza libera chiamata Creative Commons, attribuzione condivisa allo stesso modo, che consente il riutilizzo dei contenuti da parte di tutti per qualsiasi scopo, a patto che si rispettino due condizioni: si citi l'autore e si riusi la stessa licenza. Wikipedia è un inattendibile, il male assoluto per la cultura! Sì, è vero, Wikipedia di per sé non ha autorità, è infatti una fonte secondaria o terziaria. Vi siete mai chiesti cosa siano i numeretti che trovate alla fine delle frasi o dei paragrafi? Sono quelli che danno attendibilità alle informazioni riportate, perché sono delle fonti, attendibili, sono accessibili proprio da quei numeretti. Wikipedia è un bene per tutti, con 299 edizioni linguistiche. Dall'Africa all'America, siate certi di poter contare sempre su Wikipedia e sul suo contenuto. E imparate a verificare voi stessi le fonti e i contenuti riportati. Ma Wikipedia è controllata da un'oligarchia finalizzata alla distruzione della civiltà! Su Wikipedia vige la regola del consenso, cioè Wikipedia è controllata dalla comunità, cioè dalla maggioranza degli utenti che la compongono. Le decisioni si prendono tutti insieme, discutendo negli spazi appositi di discussione. Tutti hanno infatti lo stesso diritto di partecipare. Se però qualcosa va storto, intervengono gli amministratori, utenti scelti dalla comunità, per avere delle funzioni particolari, come cancellare le voci, oppure proteggere le pagine o ripulire la cronologia da eventuali vandalismi. Su Wikipedia, avete visto, non trovate tutto tutto, proprio perché la comunità decide quali argomenti siano enciclopedici e quali no. E se vuoi fare anche tu parte della comunità di Wikipedia e entrare nella schiera dei suoi volontari, puoi farlo, Wikipedia è aperta a tutti. Un'ultima cosa. Si chiama Wikipedia in lingua italiana, Wikipedia in lingua inglese, Wikipedia in lingua francese. Questo perché ci sono delle edizioni linguistiche, non delle edizioni basate sugli stati. Attento quindi a non chiamare Wikipedia in lingua italiana Wikipedia Italia. Tutto chiaro? Ci rivediamo nel prossimo video per parlare di cosa fare su Wikipedia in tempi di coronavirus o anche in periodi di noia. Un abbraccio virtuale, mi raccomando, dal vostro Ferdi. Questo video vi arriva grazie a Wikimedia Italia, associazione che dal 2005 si occupa di promuovere e diffondere la cultura libera. In particolare, come capitolo ufficiale di Wikimedia Foundation, si occupa della diffusione di Wikipedia e dei suoi progetti fratelli. Infatti, non esiste solamente Wikipedia, esistono anche numerosi progetti fratelli, come Wikisource, che si occupa di diffondere testi fuori copyright nel pubblico dominio. Un ottimo modo per divertirsi e aiutare la cultura libera può essere anche rileggere testi su Wikisource. Pensateci.